Si è svolta domenica scorsa nel tratto di mare antistante lo stabilimento Nausicaa di Francavilla al Mare una esercitazione con diverse dimostrazioni di salvataggio in acqua con l'ausilio di unità cinofile. L'evento è stato voluto dalla Guardia Costiera di Francavilla al Mare d'intesa con la delegazione di Chieti della FISA, la Federazione Italiana di Salvamento Acquatico, la Misericordia di Pescara e la Inuit Triathlon Abruzzo. Una folla di bagnanti ha osservato con attenzione tutte le procedure messe in pratica per salvare la vita a quelle persone che per vari motivi finiscono in difficoltà in acqua e rischiano di annegare. L'esercitazione rientra all'interno dell'operazione Mare Sicuro 2016 che prevede attività trasversali per la tutela del mare, una giornata utile per divulgare il decalogo del bagnante di chi naviga, anche per far conoscere l'intesa promossa dalla Guardia Costiera con le unità cinofile brevettate dalla FISA di Chieti, con l'obiettivo di una collaborazione tra le articolazioni delle due organizzazioni per le attività di salvataggio. Oltre alla sicurezza in mare, gli obiettivi di Mare Sicuro sono preservare dal punto di vista ambientale le acque che bagnano le coste, sviluppare controlli su tutta la filiera ittica, spesso soggetta a frodi e contraffazioni, implementare attività di prevenzione e repressione dei tentativi di occupazione indebita che impediscono la normale fruizione degli spazi demaniali. Particolarmente importante l'utilizzo delle piattaforme social per sensibilizzare e comunicare con l'opinione pubblica. Il numero 1530 è quello da digitare per eventuali emergenze in mare.